Consiglio dei Ministri dell'Italia, Mario Draghi, con la medaglia. Signor Presidente del Governo spagnolo, Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Ministro Portellas, Vicepresidente, Ministros italianos, Ministro degli Affari Portuarios, Esteri, Ministri Presidente del Comercio, italiani, autorità, la casa che nos acoge, Presidente di Presidente COE, Foment, Presidente della Buongiorno, signores COE, delegados del Governo, amici, amiche, señoras, delegati del señores. Governo, signore e signori. Foment del Travail se viste o Foment llegada del Travail questa sala in oggi particolare per entregare la celebra medaglia sul in questa 250° sala il anniversario. suo 250° anniversario, festeggiato 15 giorni fa appena, omaggiando oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Mario Draghi, con la sua medaglia. Oggi tocca a me l'onore di pronunciare questa breve laudatio, che mi consentirà anche di sottolineare due ambiti particolari della vita del Presidente Draghi, l'ambito accademico e quello istituzionale. L'ambito accademico, bisogna ricordare che Mario Draghi si laureò all'Università della Sapienza di Roma in economia e aveva come tutor della sua tesi uno degli economisti principali dell'Italia nella seconda metà del XX secolo. Nel 1937 ha ottenuto con una tesi intitolata Ensaios Institute of Technology di Boston, sotto la supervisione di Franco Modigliani e Roberto Solos, due premi Nobel d'economia. Dal 75 all'81 fu professore di politiche economiche a Trento, poi professore all'Università di Padova e nuovamente professore di economia e matematica a Venezia. Titolare della cattedra dell'Università di Firenze, appena 35 anni, quando insegnava politica e monetaria ed economia. Nel 1978 diventò membro dell'Università di Princeton e poi dell'istituzione Brookings e poco più tardi divenne professore invitato dell'Istituto di Politica della Scuola John Fisher Kennedy degli Stati Uniti. Il professor Draghi ha sempre saputo fare molto bene in maniera molto esemplare seguire una duplice via professionale, quella della docenza e poi quella delle responsabilità istituzionali di grande prestigio. Dal punto di vista istituzionale, nell'85 iniziò come direttore esecutivo della Banca Mondiale. In quegli anni iniziò a tessere importanti relazioni con Giovanni Goria, Guido Carli, Carlo Ciampi, persone che ho avuto tra l'altro l'immenso onore di conoscere personalmente. Fu anche direttore del Ministero italiano durante Tangentopoli. Fu membro di vari governi, Dini, Prodi 1, D'Alema 1 e 2, Amato 2, Berlusconi 2, eccetera. In quegli anni Draghi fu il protagonista di grandi momenti di privatizzazione in Italia. Lo Stato italiano ricevette oltre 180 mila milioni di lire, il debito pubblico italiano cadde fino al 115% nel 2001. Draghi fu anche protagonista del processo di integrazione europea e svolse un ruolo fondamentale, decisivo, nella redazione, del Trattato di Maastricht e nell'adesione dell'Italia a tale trattato. Come vicepresidente per l'Europa della Banca di Investimenti Roman Sachs, dopodiché appunto fu chiamato come membro del Governo Berlusconi 2, come governatore della Banca d'Italia. Durante il suo mandato sono state svolte varie fusioni fra importanti banche italiane, come per esempio Intesa, San Paolo, IMI, e poi fu nominato Presidente della Banca Centrale Europea. Sin dall'inizio ottenne la fiducia degli Stati membri europei. Nel 2012 fu nominato dal Financial Times e dal Times Uomo dell'Anno. L'azione più significativa per cui tutti lo ricorderete, anche se sono tantissime
tantissimi motivi per cui dovremmo ricordarlo per la sua biografia, però il momento più significativo nella sua esperienza nella BCE fu probabilmente quella importante e saggia lezione di difesa dell'euro rispetto alla speculazione finanziaria mondiale nella crisi finanziaria del 2008-2013, quando inaugurò il principale programma di acquisto di buoni dello Stato, programma mai proposto prima da tale banca europea. E fu celebre anche per la famosa frase «whatever it takes», avvertiva gli speculatori dicendo loro che la Banca Centrale Europea avrebbe fatto di tutto per poter difendere l'euro. E questo aiutò a salvare l'euro e l'Unione Europea da questa tremenda crisi finanziaria. Recentemente Mario Draghi è stato nominato a premier del governo italiano. A fronte di questo governo lavora per raggiungere tre obiettivi prioritari: completare la campagna vaccinale, lo stanno facendo con grande successo come qui in Spagna, il recupero, la ripresa economica del paese e il piano di ripresa e resilienza per la prossima generazione dell'Unione Europea. E oggi in questa sua prima visita ufficiale a Barcellona, e spero che sia proprio il prologo di una fluida ed efficace collaborazione dei nostri governi italiano e spagnolo e quindi questi nostri due paesi, oggi ci accompagna non solo per ricevere questa medaglia, ma anche per copresiedere e inaugurare insieme al nostro presidente Pedro Sánchez questo foro di dialogo. Complimenti, congratulazioni per questo premio, questo riconoscimento di Foment del Travail e grazie presidente Draghi. Ora rogamos al presidente del governo. Chiediamo adesso al presidente di Spagna, l'eccellentissimo Pedro Sánchez, e al presidente de Foment del Travail, Josep Sánchez Llibret, di venire insieme al presidente del governo italiano Mario Draghi per consegnargli la medaglia di Foment. Querido Mario, querido presidente del Consiglio. Gentile Mario, gentile presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano, presidenti del Comitato Organizzatore, Enrico, benvenuto in Spagna, benvenuto a casa tua. Giuseppe, presidente di Foment, autorità, ministri del governo italiano, grazie, benvenuti anche a voi nella vostra casa qui in Spagna. Vorrei iniziare ringraziando Enrico Letta e Giuseppe Antoni Durani Lleida per l'opportunità che mi hanno dato per aprire con il Premier italiano questa 18ª edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna. Una nuova occasione di incontro della quale mi rallegro per due motivi. Innanzitutto dimostriamo la costanza di questo foro. Poco fa dicevamo che pochi mesi fa eravamo a Roma e stavamo scambiando opinioni proprio su questa straordinaria collaborazione. E vorrei
anche inserirlo nel contesto attuale. Quando confrontiamo iniziative simili con altri paesi che hanno sia l'Italia che la Spagna, è difficile trovarne una che sia stata così continua nel tempo. È viva dalla sua creazione nel 1999, l'avete trasformata in un motore di relazioni fra Spagna e Italia, relazioni trasversali, la collaborazione imprenditoriale, economica, accademica, ma soprattutto, e credo sia importante sottolinearlo, la collaborazione della nostra società civile. È il frutto degli sforzi di tutte le persone e le organizzazioni che sono dietro all'organizzazione di questo foro sin dagli inizi, da tantissimi anni, ma è anche il risultato della stima, dell'interesse particolare che uniscono i cittadini spagnoli e quelli italiani. In secondo luogo, sono molto lieto perché questa edizione del foro si celebra proprio qui a Barcellona, una città che, come ben sapete tutti voi che siete qui presenti e soprattutto voi che vivete qua a Barcellona, è una città molto legata all'Italia. Il foro di dialogo fu celebrato per la prima volta a Genova nel 1999, la seconda volta fu celebrato nell'anno 2000 proprio a Barcellona, dove la città accolse la seconda edizione di questo foro. E non fu un caso. E credo sia importante sottolinearlo perché Barcellona ha un passato mediterraneo condiviso, un presente economico vigoroso, sociale, imprenditoriale, molto comune a quello dell'Italia. E qui ci sono i semi del nostro futuro, grazie al numero dei giovani italiani che vivono in questa città, come è stato detto anche nella riunione del Cercle d'Economia. La comunità italiana oggi è la più grande, non posso dire la migliore, forse anche la migliore, ma sicuramente la più grande comunità di stranieri residenti a Barcellona. E devo dire, tra l'altro, che per me è un piacere veramente immenso, un grande onore poter condividere questa tribuna con un grande europeista, un maestro in molti settori, il premier italiano Mario Draghi. Devo dirvi, senza vergogna e senza andare contro la discrezione dei consigli europei, devo dire che quando parla il presidente Draghi nel Consiglio europeo tutti rimaniamo zitti ed ascoltiamo, e questo non succede sempre. Con Mario Draghi succede. E devo anche dire che stamattina abbiamo avuto l'opportunità di dialogare ampiamente sulle nostre relazioni bilaterali forti, e siamo convinti che negli anni futuri si rafforzeranno ancora di più queste relazioni per lo stesso sguardo che abbiamo rispetto alle le sfide del futuro. Scrittori importanti per la società spagnola, quali Rafael Alberti o Maria Teresa León, che vissero negli ultimi 14 anni il loro esilio a Roma, dissero che la loro casa era un po' come la casa dell'amicizia. Da lì passavano scrittori, amici, autori esiliati come loro in quei momenti così difficili e scuri per la nostra vita e la vita del nostro paese. E noi sentiamo che l'Italia è anche il nostro paese. È stata l'Italia e continua ad esserlo una casa dell'amicizia, una casa aperta, accogliente, gentile, e siamo convinti che anche la Spagna è vissuta così da molti italiani e italiane. In questioni economiche siamo la terza e la quarta economia dell'Unione Europea e insieme rappresentiamo il 25% del PIL della zona euro. Questo è il peso reale dei nostri due paesi quando camminano mano nella mano, ed è una forza che mettiamo sempre al servizio dell'Europa e al servizio dei nostri concittadini. Se l'asse franco-tedesco è considerato come un polmone che soffia aria verso il progresso europeo, credo che la nostra alleanza, caro Mario, fra Italia e Spagna, credo che possa essere considerata come il cuore del progetto europeo, perché siamo in grado di far battere il continente al ritmo di iniziative che nascono proprio dalle grandi similitudini fra i nostri due paesi, alla nostra visione sulle sfide future.
Basti pensare, senza dubbio, all'accordo sui fondi Next Generation. Non sarebbe una realtà oggi se non fosse per il contributo, per il dibattito che abbiamo realizzato fra i nostri due governi in questi momenti così difficili e così bui della pandemia. Insieme siamo più forti, insieme siamo più forti, insieme abbiamo maggiore influenza, più capacità di presentare sul tavolo questioni strategiche per entrambi i paesi, basti pensare alla sfida dell'immigrazione, per esempio. Possiamo segnalare con decisione insieme le questioni sulle quali confluiscono la maggior parte dei nostri interessi, una maggiore integrazione europea, economica, sull'immigrazione, sull'apertura di un dibattito per una visione più strategica dei vicini del Sud, fondamentale per l'Italia e senza dubbio anche per la Spagna. Infine, negli ultimi mesi, dopo l'ultima edizione di questo foro di dialogo nella fantastica città di Roma, sono stati mesi molto complicati, ne siamo consapevoli. Abbiamo continuato a far fronte alla pandemia, alle diverse ondate, al loro impatto sociale ed economico. E nei momenti più bui, più critici di questa pandemia, noi abbiamo sempre sentito la fratellanza e la solidarietà della società italiana. Oggi, tuttavia, a differenza di ottobre scorso, credo che possiamo guardare al futuro con più fiducia, con più ottimismo. Dobbiamo rivendicare l'ottimismo dopo così tanti mesi di lunga pandemia e veramente di una vita così complicata. Possiamo essere molto orgogliosi degli strumenti di ripresa che stiamo per approvare nella Commissione europea e nel Consiglio europeo, le campagne vaccinali. Oggi abbiamo strumenti vitali che prima richiedevamo e che oggi sono una realtà per i nostri governi, ma soprattutto per i nostri cittadini. Per esempio il certificato del Green Pass per il Covid-19, che ci consentirà di avere una maggiore mobilità fondamentale per paesi con un peso specifico così importante come i nostri nel settore del turismo. Abbiamo vissuto una tappa di dolore, ma adesso con prudenza possiamo iniziare a vivere una tappa di speranza e anche di fiducia. Spagna e Italia insieme hanno un nuovo scenario strategico di fronte a loro. Dovremo affrontare sfide come quella del clima, importantissime. L'emergenza climatica sfortunatamente non ha ancora un vaccino che la curi. Dobbiamo affrontare la crescente influenza delle nuove tecnologie nelle nostre vite, consolidare la nostra presenza in una configurazione dell'economia globale in costante cambiamento, e alcune di queste sfide esistevano già prima della pandemia, anche se oggi sono ancora più importanti e più forti. È giunto il momento di spingere verso una grande trasformazione, quella che ci consentirà lo stanziamento dei fondi dell'Unione Europea, fondi che dimostrano molte cose e dimostrano anche il fatto che abbiamo imparato le lezioni della crisi finanziaria del 2008. Abbiamo lasciato da parte l'austerità di un decennio fa per impegnarci, per emettere debito in maniera congiunta per la prima volta nell'Unione Europea per finanziare progetti positivi legati al clima, alla trasformazione digitale, con una triplice prospettiva di integrazione sociale, intergenerazionale e di genere. Per non dimenticare poi quella territoriale, fondi che sono nati grazie all'impegno di entrambi i nostri paesi, della Spagna e dell'Italia. In questo nuovo quadro, dopo la crisi del Covid-19, credo che possiamo condividere alcune importanti necessità. Dobbiamo assolutamente mettere in atto la transizione digitale e la transizione verde. Dobbiamo assolutamente far leva su un'autonomia strategica dell'Unione Europea. E questo non significa protezionismo, ma significa che dobbiamo reindustrializzarci e dotarci di capacità per future possibili pandemie. Dobbiamo focalizzare le nostre capacità industriali per evitare una situazione di stallo per l'Europa, e dobbiamo anche che affinare i meccanismi di interesse comune europeo per massimizzare le potenzialità e le opportunità di trasformazione. La pandemia ci ha offerto l'opportunità di creare un modello economico più giusto, più equo, più inclusivo, con un rafforzamento dei servizi pubblici, quelli della salute o della cura delle persone.
Ahora tenemos que aprovechar esa oportunidad. E dobbiamo sfruttare todos questa opportunità. Poderes públicos y también el sector privado. Sia il settore pubblico che quello privato. La collaborazione fra pubblico e privato è una delle chiavi di volta che sosterranno il recupero economico e ci lanceranno verso il futuro. Si lo hacemos unidos. E riusciremo a farlo solo se lo facciamo insieme. Amigos y amigas, España e Italia Amici comparten e amiche, Spagna e Italia condividono questa diagnosi, ne sono convinto. I nostri piani di ripresa economica, trasformazione e resilienza pongono le basi di una crescita indipendente dei due paesi, ma anche, e voglio sottolinearlo, anche dello sfruttamento di opportunità congiunte, di insieme, che possiamo trovare in questo prossimo futuro. Lo scorso novembre, di fronte ai mezzi di comunicazione, dopo il diciannovesimo vertice italo-spagnolo con l'allora ministro, primo ministro Conte, dissi che si trattava di un incontro d'azione per lavorare insieme il prima possibile. Ed è quello che abbiamo fatto, perché sette mesi dopo un cambiamento di governo in Italia, possiamo affermare che stiamo definendo i settori di collaborazione nei quali sono convinto potremmo continuare a lavorare insieme e a fare sinergie. L'Italia è uno dei tre paesi, credo Mario, dei tre paesi vicini che la Spagna identifica nel suo piano di ripresa, trasformazione e resilienza creato dall'Unione Europea. E il nostro obiettivo è assolutamente chiaro. Vogliamo aumentare il numero di progetti di interesse speciale per entrambi i paesi, esplorare l'integrazione della catena di valore e rafforzare al tempo stesso il mercato interno. E il piano dettaglia le tre alleanze che noi proponiamo all'Italia da esplorare insieme. Innanzitutto, tutto ciò che rappresenta lo sviluppo delle energie rinnovabili, lo sviluppo di progetti, nello sviluppo appunto di progetti per l'idrogeno pulito. Poi la connettività, la creazione di uno spazio comune europeo dei dati, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale all'interno di un quadro etico e giuridico, la sicurezza informatica. E a partire dalle similitudini fra i nostri tessuti economici, credo che possiamo esplorare insieme la digitalizzazione di settori importantissimi per entrambe le nostre economie, come il settore della ristorazione, la moda, il turismo. È una terza alleanza per identificare strategie comuni per lo sviluppo industriale di entrambi i paesi. Infine, credo che siamo tutti consapevoli del fatto che l'Unione Europea si gioca il proprio futuro con la distribuzione corretta dei fondi europei. La Spagna e l'Italia, come primo e secondo paesi recettori in termini assoluti di questi fondi, siamo elementi chiave del successo di questi fondi, e se entrambi riusciamo ad eseguire i nostri piani nazionali in maniera corretta ed equa, non solo avremo trasformato le nostre economie, e già di per sé questo sarebbe una sfida importantissima, ma apriremo addirittura una nuova fase per l'Unione Europea in cui saremo ancora più protagonisti rispetto a ciò che siamo attualmente. Stiamo lavorando per il rilancio del turismo, il recupero della mobilità sicura in estate con il Green Pass. L'Italia e la Spagna abbiamo lavorato insieme. Questo è un obiettivo raggiunto comune in cui i nostri governi hanno avuto un ruolo fondamentale. Abbiamo anche notato una certa ripresa della bilancia commerciale fra Spagna e Italia. C'è una riattivazione economica in questo momento. Se i nostri export sono caduti nel 2020 del 12% a conseguenza della pandemia, a gennaio e febbraio di quest'anno si parlava solo del 3% in meno rispetto agli anni precedenti al Covid, e quindi vogliamo continuare a promuovere il nostro commercio bilaterale per poter avere un maggiore equilibrio anche degli investimenti rispetto agli ultimi anni. Quindi chi continua a pensare che la relazione fra Italia e Spagna, Spagna e Italia, è una relazione di concorrenza, se vince l'Italia perde la Spagna, eccetera. Assolutamente no, noi vogliamo collaborazione, vogliamo cooperazione, vogliamo coordinamento, perché queste tre C porteranno a ognuno di noi e delle nostre società i maggiori benefici. Le similitudini fra Italia e Spagna sono enormi e devono essere tradotte in una maggiore interazione. Termino.
E sto per concludere. Come indicava al principio, los vínculos, come dicevo all'inizio, i legami fra i nostri paesi esistono, che la cultura impregnò esistono las costas da quando la cultura iniziò a impregnare le coste del Mediterraneo, è una relazione che sopravvive nei nostri territori da sempre, una relazione prolissa, ricca, ricca anche di successi. Ci sono innumerevoli vestigi di questa collaborazione, come l'impronta lasciata, rivendico la figura del maestro italiano Vittorio Gregotti, appena un anno fa l'abbiamo perso per questa terribile pandemia, signor Presidente. E voglio ricordare Gregotti proprio qui oggi a Barcellona, perché lui fu l'artefice della rimodellazione dello Stadio Olimpico di Montjuïc, un'opera simbolica che ci unisce all'energia, alla vitalità e questo spirito di lotta collettiva che rappresentò Barcellona nel 92 e che vogliamo recuperare per Barcellona, la Catalogna e per tutto il Paese. È il momento di dare un'identità mediterranea a tutto, ai dibattiti europei, e dobbiamo far volare insieme la bandiera della difesa del benessere, una bandiera della ripresa con un approccio diverso rispetto alle crisi precedenti. Oggi il ministro Draghi ha detto una cosa molto importante, ha detto che la ripresa economica deve essere una ripresa che non lascia nessuno indietro. Dobbiamo proprio avere questa missione e questa visione sociale. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro, soprattutto coloro che hanno sofferto le peggiori conseguenze di questa pandemia. Non dobbiamo dimenticarci dei giovani che hanno accumulato varie crisi, dobbiamo ricordarci degli emigrati che attraversano i nostri mari e dobbiamo sottolineare qualcosa di evidente nella storia europea, la nostra identità umanista, un'identità che è capace di integrare e che guarda con profondità i problemi degli esseri umani. Dobbiamo dare questo passo avanti insieme, con uno sguardo poliedrico, quello di questo foro di dialogo, uno spazio di incontro e quindi con la potenzialità spagnola e italiana nella sua massima espressione. Grazie, grazie caro Presidente per la sua visita qui a Barcellona. Y ahora es el turno del presidente del Consejo de Ministros de la República de Italia, el excelentísimo señor Mario Draghi. El honorable Mario Draghi. Mi discorso è sparito. Ha desaparecido mi discurso, dice. Non che ne avessi veramente bisogno. Non è che lo necessiti. Prima di ringraziarvi tutti, vorrei ripetere la cosa che ha detto Pedro Sanchez un attimo fa. Insieme siamo più forti. E questo sarà il tono di tutto il mio discorso. Caro Pedro, caro Presidente del Fomento de Trabal, caro Enrico Letta, caro Francesco Merloni, cari tutti voi che mi avete invitato oggi per attribuirmi questo onore, vi ringrazio della medaglia che mi avete attribuito. E è un altro momento di commozione nella giornata di oggi che è veramente meravigliosa. Sono molto felice naturalmente di prendere parte a questo foro. Questo appuntamento però è importante ricordarsi da cosa nasce. Nasce da una intuizione felice di Nino Andreatta, che per prima ha voluto riunire autorevoli rappresentanti del mondo politico, accademico e imprenditoriale dei due paesi. Italia e Spagna non sono infatti solo unite da profondi legami storici, politici, culturali. Sono partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa e che saranno approfonditi nelle sessioni di lavoro di oggi e di domani, e a questo lavoro vorrei fare solo una breve introduzione. Si tratta dei pilastri, in un certo senso, su cui è stato costruito
il nostro governo, ministro Di Maio, ministro Cingolani, ministro Colao, il nostro governo. Sono la transizione ecologica, la transizione della digitalizzazione e della trasformazione delle nostre città. Insieme agli altri Stati membri vogliamo costruire un'Unione Europea più moderna, competitiva e, come hai appena detto, solidale, che superi le tradizionali divisioni tra Nord e Sud e si mostri unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo. Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna si confermano dinamiche e vantaggiose per entrambi i Paesi, come spesso è accaduto nella storia recente. Non c'è competizione, c'è beneficio per tutti e due i Paesi. Nel 2020 l'Italia ha esportato in Spagna beni per un valore di circa 20 miliardi e lo stesso ha fatto la Spagna verso l'Italia. Gli investimenti diretti di italiani in Spagna ammontano ad oltre 40 miliardi e nel nostro Paese ci sono circa 11 miliardi di investimenti diretti spagnoli. Circa 250.000 italiani sono residenti in Spagna e la più grande comunità a cui va il mio sentito, affettuoso saluto è proprio qua a Barcellona. Nell'ambito del programma Erasmus, mi ricordo mio figlio, la Spagna è la meta preferita degli studenti italiani e viceversa, non ci riuscì lui però a venire qua. Questi rapporti così solidi sono decisivi ora che dobbiamo gestire la ripresa della pandemia e definire politiche e investimenti per il futuro. I nostri paesi condividono molti problemi che devono essere affrontati. Siamo stati i due paesi europei più colpiti dall'emergenza sanitaria, con rispettivamente 2.000 e 1.700 morti, in Italia 2.000 e 1.700 in Spagna, per ogni milione di persone. La crisi sanitaria si è aggiunta a tutte le fragilità economiche, sociali e ambientali che purtroppo ci accomunano e che vogliamo superare. Non ci accontentiamo di uscire dalla pandemia. I nostri mercati del lavoro troppo spesso escludono i più deboli, soprattutto donne e giovani. Siamo un po' un esempio europeo di mercato duale del lavoro. In Spagna il tasso di disoccupazione per chi ha tra 15 e 24 anni è più del doppio che nell'Unione Europea. In Italia il 30% dei giovani non lavora, non è iscritto a nessun corso di studio né a nessun corso di formazione. In entrambi i nostri paesi la differenza nel tasso di disoccupazione tra donne e uomini è maggiore della media europea. E condividiamo molte variabilità, molte vulnerabilità al cambiamento climatico, come il rischio di ondate di calore, di siccità o quello di erosioni, di alluvioni, soprattutto nelle zone costiere. Il Next Generation EU, con 750 miliardi di fondi da spendere entro il 2026, rappresenta un'occasione unica per rispondere a queste sfide. Noi siamo i principali beneficiari del Next Generation EU, per un totale di 270 miliardi. Ma i piani nazionali di ripresa e resilienza non sono solo un insieme di numeri, di obiettivi e di scadenze, sono emblematici di un'idea condivisa di futuro. E qui voglio richiamare una cosa che Pedro ha detto un attimo fa. Dobbiamo riscoprire e far riscoprire soprattutto ai nostri giovani il gusto del futuro. La transizione verde, oltre ad essere un obbligo morale verso le generazioni più giovani e quelle future, presenta anche grandi opportunità di sviluppo. Investire in una maggiore sostenibilità ambientale vuol dire anche aiutare la crescita economica e l'occupazione. L'Italia ha allocato quasi il 40% dei fondi del Next Generation EU
alla transizione ecologica. Questi equivalgono a circa 75 miliardi in 5 anni. Ci impegniamo per la riduzione attiva delle emissioni e proseguiamo l'impegno di decarbonizzazione intrapreso in questi anni. Promuoviamo le energie rinnovabili, scommettiamo sull'idrogeno, incentiviamo l'efficienza energetica degli edifici, ci impegniamo nella tutela del territorio e nel contrasto del degrado ambientale con misure per oltre 15 miliardi. Investiamo nella protezione delle risorse idriche e marine, nella salvaguardia della biodiversità e nel ripristino di ecosistemi sani. Per la transizione digitale, il piano italiano stanzia oltre un quarto dei fondi del programma. Vogliamo aumentare la produttività e l'innovazione, colmare i divari territoriali esistenti che sono marcati in Italia. Investiamo oltre 7 miliardi per offrire a famiglie, imprese, scuole e ospedali in tutto il Paese una connettività ad alta velocità. Digitalizziamo poi i servizi della pubblica amministrazione e mettiamo in sicurezza i dati con la prima strategia nazionale di migrazione al cloud. Snelliamo le procedure amministrative, rafforziamo l'identità digitale, potenziamo il fascicolo sanitario elettronico come strumento fondamentale per l'erogazione dei servizi sanitari digitali. L'impegno dell'Italia su questo tema, in particolare sulla connettività, è massimo. Quindi auspichiamo che ci sia una pronta, profonda collaborazione tra la Commissione europea e i vari governi europei. Di questo abbiamo parlato anche col Primo Ministro Sanchez durante il pranzo. La discussione sulle città è importante per entrambi i Paesi. I centri urbani sono determinanti per portare a termine entrambe le transizioni. A livello globale le città consumano circa 4/5 dell'energia mondiale e producono più del 60% delle emissioni di gas serra. Sono anche terreno fertile per tecnologia e innovazione. Nel piano per rigenerare gli spazi urbani investiamo più di 8 miliardi per sviluppare un trasporto locale più sostenibile. 9 miliardi sono destinati alla realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica. Valorizziamo gli spazi verdi, in particolare nelle 14 città metropolitane, cioè le più grandi. Investiamo più di 2 miliardi per tutelare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale delle città d'arte. Quindi, in questa fase di profonda trasformazione, Italia e Spagna condividono la stessa visione del futuro. Tutto l'elenco, io devo confessare, non ho letto il piano spagnolo, però sono sicuro che tutto l'elenco di cose che ho appena detto sono sicuramente nel piano spagnolo. Qualche numero probabilmente sarà diverso di qua e di là, ma fondamentalmente questo testimonia l'identità di visione del futuro. Vogliamo rafforzare il modello sociale europeo per renderlo all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Abbiamo detto, mi è capitato di dire subito, che SURE dovrebbe diventare una caratteristica permanente del nostro sistema di mercato del lavoro europeo. È stato un primo passo coraggioso e può diventare fondamentale nella creazione di un mercato del lavoro europeo. E sono certo che abbiamo identità di vedute su questo argomento. La ripresa economica dalla pandemia non deve essere soltanto rapida, ma anche giusta e duratura. Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l'opportunità di costruire società più sostenibili, più innovative, più eque. Possiamo e dobbiamo farlo insieme. Ripeto, uniti siamo più forti. Grazie. Gracias.